L'antica saggezza contadina si fonde con la tecnologia e la realtà moderna al Galletticio Valtidone, un'idea nata nel 2016 da due giovani, Laura Cignatta di 30 anni e Alberto Vignati di 26. Entrambi laureati all'Università Cattolica di Piacenza, hanno deciso di mettere in rete le due aziende di famiglia per creare la nuova realtà produttiva che si trova a Corniola di Borgonovo. L'entusiasmo, accompagnato dalla competenza e la passione per l'agricoltura, hanno portato i due giovani a conquistare l'ottavo posto al concorso nazionale Nuovi Fattori di Successo, finalizzato alla valorizzazione e alla diffusione delle buone pratiche nello sviluppo rurale realizzate da giovani agricoltori e finanziate dall'Unione Europea. La società è stata premiata al recente Salone del Gusto di Torino. Galletticio Valtidone nasce principalmente dalla volontà da parte dei nostri genitori di trovare un modo diverso di ottimizzare il proprio reddito, quindi che si diversificasse dalla vendita, dalla semplice vendita della materia prima, e quindi hanno cercato di trovare anche nuove colture come può essere il grano saraceno. La nostra peculiarità è quella di utilizzare la granella intera, quindi uscita dal campo, essiccata, pulita e riutilizzata intera, integrale, per ottenere un prodotto che abbia tutte le caratteristiche organolettiche di partenza e anche il sapore, il gusto. Sei soddisfatto della scelta che hai fatto? L'agricoltura dà molte soddisfazioni, perché alla fine parte tutto dalla terra. Comunque negli ultimi tempi si sta riscoprendo anche da parte dei giovani una volontà di ritornare al mondo agricolo e di dedicarsi a quello che facevano magari i propri nonni, i bisnonni. È una cosa che consiglieresti a una donna giovane? Sì, assolutamente, è un impegno come tutti i lavori, ma ti dà anche molte gratitudini alla fine della giornata. Scoprire e capire che quello che tu hai seminato, quello che dove hai curato e poi alla fine ha dato il frutto che è poi in questo caso la galletta finita, quello sicuramente.